Fratelli e sorelle Granata, buonasera. Oggi parliamo di centrocampo. Come sapete, Giampaolo gioca con il 4-1-2-1-2. Chiamiamolo col suo nome giusto perché la differenza che c'è di distanziamento fra i registi e le due mezzali è circa la stessa che c'è fra la mezza punta e le due punte. Questo schema diventa un 4-3-3 in fase difensiva, con le due mezzali che si allargano andare ad aiutare i terzini e idem le due punte che tornano indietro a fiancare il trequartista per fare pressing continuo sui difensori avversari. E parliamo di centrocampo perché ci sono tre giocatori, una regista e due mezzali, mezzala sinistra che generalmente ha un piede destro e mezzala destra che generalmente ha un piede sinistro, oppure ambidestri. Linetti gioca a sinistra perché destro, perché la mezzala passa quasi esclusivamente il pallone o al trequartista, all'altra mezzala o al regista, quindi sempre verso la sua sinistra o verso la sua destra, quindi a sinistra ci deve essere un destro, a destra ci deve essere un sinistro. Il regista invece allarga sulle fasce e passa alle mezzali, tutti e tre cercano ovviamente le punte. A questo momento il Toro ha due mezzali, secondo me molto valide, che sono Linetti a sinistra e Mete a destra. Mete può fare ovviamente il destro perché nonostante sia un destro, non dico ambidestro, ma quasi, quindi colpisce agevolmente anche col sinistro. In questo momento ovviamente lo sappiamo tutti, manca il regista, il play basso. Rincon non lo è e non lo può fare nella maniera più assoluta. Lo si giocare 3 volte in quel ruolo, forse 4, e mi sanguinavano gli occhi. Quindi direi basta Rincon in quel ruolo. Rincon può fare la mezzala di inserimento, ma non è dato secondo me in questo schema di Giampaolo, quindi può anche tranquillamente accomodarsi in un'altra squadra. Ho visto che a Novara ha giocato Segre nel ruolo di regista, ha giocato bene. In origine Segre era un regista, quindi nella primavera del Toro faceva regista, l'ha fatto per tante partite, quindi potrebbe anche essere utilizzabile in quella posizione. Quindi diciamo che ci sono le due mezzali. C'è Baselli che entrerà a tempo pieno a gennaio, prima potrà essere una delle rotazioni in panchina, quindi diciamo Baselli centro sinistra insieme a Linetti. Mete centrodestra, manca un altro centrodestra e il regista. Lukic era in tribuna contro il Novara, quindi non è entrato in campo. Non so se perché in vendita, non so se perché era infortunato, nessuno l'ha chiesto, quindi non lo sappiamo, però ovviamente è sospetto perché si è allenato in questi giorni e vederlo in tribuna insieme a Millico, che è un altro che è impedicato di andare via, potrebbe essere un'indicazione. Quindi diciamo che escludiamo per il momento Lukic. Chi vedevo nel ruolo di regista, evidentemente Giampaolo no. Abbiamo le due mezzali sinistre, una mezzala destra e un giocatore che può fare la mezzala destra e il regista, che è Segre. Quindi manca sicuramente un regista e manca sicuramente una mezzala destra. Giampaolo ha chiesto dei giocatori che ha già allenato, ne sono arrivati solo due per il momento, quindi potrebbe arrivare un terzo che è Praet, il belga del quale Mazzari, lapsus freudiano, del quale Giampaolo dice delle cose spettacolari, lo paragonava a Modric qualche anno fa, quindi potrebbe essere utilizzato anche come regista, anche se Magnati ha negato che stiano cercando Praet per quel ruolo. Quindi diciamo Praet come mezzala destra in alternativa a Mete, che poi sarebbe il titolare, a parte che giocherebbero tutti e tre perché comunque ci sarebbe tanta rotazione. Quindi Segre andrebbe a coprire la casella di regista di riserva e mezzala per tutte le stagioni davanti, quindi manca solo il regista. Se fosse Biglia, beh, Torreira diciamo che lo escludiamo, la possibilità sarebbe il migliore, sarebbe più forte, ma o Praet o Torreira, non credo che si possa investire quelle cifre, sono due giocatori al centrocampo, uno secondo me si investirà, non due. Quindi facendo finta che non sia Torreira, potrebbe essere Vera. Se è Vera, si aspetterà magari un inserimento e si farà giocare Praet nel ruolo di regista oppure Segre, finché non prenderà le linee del centrocampo Vera, altrimenti si aspetterà e si capirà se Praet può essere davvero un nuovo Modric, quindi Praet, Benete, Linetti con Baselli pronto a entrare, oppure se Praet diventerà titolare a destra, quindi Praet e Linetti con Mete pronto a entrare anche Baselli e in regia Vera. Se Vera dovesse essere veramente un giocatore di livello come si spera, centrocampo sarebbe di altissimo livello perché Praet e Linetti già la Sampdoria quando avevano 23-24 anni erano due ottimi giocatori con un po' di più di esperienza, con due punte davanti come Belotti, Zaza e un trequartista come Verdi potrebbero veramente avere ancora un incremento nella loro carriera. Quindi vediamo, secondo me questa settimana comunque dovranno prendere una decisione perché settembre il campionato sta per iniziare, mancano 19 giorni.
Bright secondo me è il giocatore più facile perché Leicester l'ha pagato 20 milioni di euro, vuole andare via, vogliono venderlo. 20 milioni di euro magari con un prestito con riscatto a 18 si può organizzare, costerebbe meno di Verdi. E si parla anche di uno scambio con Kulo, con Lianco. Kulo non credo che voglia venderlo Bagnati dopo le parole che ha detto. È stato molto chiaro. Vuol convincere i giocatori in dubbio, comunque con contratti brevi, a rinnovare, mostrandogli il lavoro fatto. Quindi, secondo me, si parla di una squadra molto importante a fine mercato. E Praet potrebbe rientrare in queste condizioni. Vedremo. Io sono abbastanza ottimista perché le parole di Bagnati sono state chiare. Quindi Linetti, Praet, Vera con Meite, Baselli e Segre in alternativa sarebbe tanta tanta roba. Speriamo. Tanto vi saluto, sempre forza Toro!